Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi nuovo tutorial, ho ricreato anch'io la borsa virale di Miu Miu. Questa è la mia versione, vi lascio il tutorial. Per il filato ho scelto questa gamma di colori molto simile a quelli utilizzati dal brand. Io ho scelto un filo di Scozia 100% cotone lavorato a doppio filo, in modo da poter uncinettare con un uncinetto da 4 mm. Voi volendo potete realizzare questa borsa con tutti i filati che preferite o anche riciclare i filati avanzati da altre lavorazioni. Oltre al filo e l'uncinetto vi serviranno anche un ago da lama, una cerniera, del fermaponti, tessuto per la fodera interna, anellini, un rettangolo di rete canvas, e la tracollina. Per la personalizzazione, come vedete, ho aggiunto questa scritta realizzata all'uncinetto e poi ho aggiunto questo graziosissimo pompon realizzato con questo kit. Per quanto riguarda il kit per realizzare i pompon, gli anellini, la tracollina, la rete canvas, sono stati scelti sul sito di BBCraft. Vi lascio il link in descrizione insieme al codice sconto riservato agli iscritti. Adesso vi lascio il tutorial. Buona visione! Iniziamo la lavorazione. Vado a lavorare con un uncinetto da 4 mm, i fili sono quelli che appunto vi mostravo inizio video e sto lavorando con la colorazione verde smeraldo, doppio filo. Iniziamo la lavorazione eseguendo il nodo iniziale, quindi prendo le due estremità di filo, le sovrappongo in questo modo, prendo l'uncinetto, lo inserisco all'interno di questo cerchietto e porto i due fili fuori e vado a realizzare il nodino. Adesso vado a realizzare esattamente 25 catenelle, quindi tengo il filo in questo modo e vado a realizzare la prima catenella, vado a realizzare la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona, la decima e ovviamente vado avanti così fino a 25 catenelle. Rieccomi, ho realizzato le 25 catenelle, adesso vado a realizzare altre 2 catenelle, quindi 1 e 2 e vado a realizzare adesso in ogni singola catenella sottostante una maglia mezza alta, quindi filo sull'uncinetto, ovviamente la prima già l'ho lavorata con le 2 catenelle, vado nella 24esima catenella e vado a realizzare una maglia mezza alta, quindi vado a chiudere tutti quanti. Vedete? Ovviamente vado ad inserire il marcapunto all'interno della seconda catenella,
Quindi questa è la prima e questa è la seconda catenella. In questo modo e vado avanti realizzando appunto le maglie mezze alte, quindi vado nel punto dopo e realizzo tutte le maglie mezze alte. Come vedete sto realizzando anche l'ultima mezza maglia alta, non vado a chiudere con il verde ma faccio un cambio di colore e prendo il colore nero. Lo lavoro sempre con doppio filo e quindi vado a chiudere con il nero. Semplicemente aggancio e porto il nero fuori, in questo modo. Così già sono pronta per continuare la lavorazione, quindi giro il lavoro in questo modo, vado a tagliare le codine, queste qui verdi. Queste sono le codine iniziali, quindi vado a tagliare le codine verdi. In questo modo posso continuare la lavorazione con il filo questo nero, ovviamente quello lungo, ok? E vado a realizzare due catenelle, quindi uno e due. Vado a mettere il marcapunto nella seconda catenella, in questo modo, e vado adesso a realizzare sempre delle maglie mezze alte, quindi filo sull'uncinetto e vado a realizzare la prima. Ovviamente, vedete, vado a realizzare la prima qui. Quindi vado a realizzare una maglia, la prima maglia mezza alta nera. Ed eccola qua. Vado a realizzare anche la seconda. Volendo possiamo anche nascondere questi fili all'interno, però possiamo anche nasconderli tranquillamente dopo con un ago da lana. Quindi procedo realizzando la seconda maglia mezza alta e la terza. Questa qui è appunto la terza maglia mezza alta, quindi vado a chiuderla, vado a realizzare la quarta, la quinta, la sesta e la settima. La settima non la chiudo con il nero, ma faccio un cambio di colore e prendo la colorazione rossa. Ecco qui la colorazione rossa, ovviamente sempre doppio filo, e quindi vado a chiudere con il rosso. Sistemo le codine, taglio ovviamente questo nero. E adesso posso nascondere tranquillamente queste codine rosse e queste nere man mano che vado avanti con la lavorazione. Quindi le prendo tutte e due, ok, e vado avanti lavorando. Vedete? Vado avanti lavorando con il colore rosso. Vedete, man mano che vado avanti con la lavorazione sto bloccando anche il filo sul retro, quindi vado avanti. Ecco qua. E posso tagliare anche i restanti fili. Ok, vado avanti a lavorare i punti, le maglie mezze alte.
Arrivati a questo punto, che è appunto l'ultima maglia mezz'alta da realizzare, invece di infilarmi direttamente qui, vado direttamente all'interno della catenella. Ecco perché ho messo il fermapunto. Vado all'interno della catenella, tolgo il fermapunto e vado a realizzare sempre. Aspettate che devo prendermi il filo e vado a realizzare sempre una maglia mezz'alta. Quindi all'interno della catenella. E ovviamente non chiudo perché adesso devo effettuare il cambio colore. E vado a effettuare il cambio colore con il blu e il celeste. Ed ecco qui il blu e il celeste, il blu elettrico e il celeste, e vado a chiudere con questo colore. Ok. In questo modo. Adesso giro il lavoro, quindi nuovamente vado a realizzare la prima catenella e la seconda. Vado a prendere il marcapunti e vado all'interno della seconda catenella e chiudo. E vado a realizzare esattamente 25 maglie mezze alte. Quindi vado a realizzare una fila di queste due colorazioni. Cercando di prendere le colorazioni più fedeli alla borsa, cioè l'originale Miu Miu. L'ultima maglia mezza alta sono andata direttamente nella seconda catenella nera e adesso vado a effettuare un cambio colore. Per quanto riguarda la borsa originale, in questa riga ci va questa sorta di verdino. Io non ce l'ho di quel colore lì e lo adeguo con questo e quindi vado a fare il cambio colore con questo verdino qui. Porto il tutto fuori e poi vado a sistemare i miei fili effettuando un piccolo nodino. Poi giro la lavorazione e vado a realizzare 2 catenelle. Quindi prima catenella e seconda catenella. Vado ad inserire il marcapunto all'interno della seconda catenella e vado a realizzare una prima maglia mezza alta all'interno del primo punto. E vado a realizzare esattamente 22 maglie mezze alte con questa colorazione. Quindi vado a realizzare queste 22 maglie mezze alte. Vado a realizzare anche l'ultima maglia mezza alta con questa colorazione verde, che è appunto la 22esima. Quindi filo, vado all'interno. Aggancio e non chiudo, vado a chiudere con il blu elettrico, quindi aggancio e chiudo con il blu e vado semplicemente a realizzare, aspettate le codine estringo, e vado semplicemente a realizzare altri 3 punti con il blu. Quindi vado a nascondere le codine sul retro, aggancio il filo, vado all'interno, prendo il filo e chiudo. La prima, vado con la seconda e vado a realizzare il terzo punto nella seconda catenella. L'ultimo maglia mezz'alta. Ovviamente nulla chiudo perché vado a effettuare un altro cambio di colore. Non vi preoccupate, i fili poi vado a nasconderli in un secondo momento. Per quanto riguarda il cambio di colore, in quella originale viene utilizzato il verde e l'arancio. Io non ho questo arancio così intenso e quindi vado a sostituirlo con questo pesca. Quindi vado a riprendere nuovamente questo verde e vado a utilizzare questo verde e questo pesca. Quindi
ed eccole qua. Quindi vado a chiudere con queste due colorazioni, quindi aggancio e vado a chiudere. Adesso giro il lavoro e vado a realizzare due catenelle, quindi la prima catenella e la seconda catenella. Vado ad inserire il marcapunto all'interno della seconda catenella e adesso vado a realizzare 25 maglie mezze alte, quindi vado a realizzare la prima. Ho terminato la riga, sono appunto 25 maglie mezze alte. Come vedete, l'ultima, la 25esima, ancora la devo chiudere perché devo effettuare un altro cambio di colore. Vado a fare il cambio di colore e ritorno con il celeste e il blu. Quindi vado a chiudere con il celeste e con il blu. Vado a tagliare le codine verde pesca. E adesso vado a rigirare il lavoro e visto che ci sono, provo a fissare queste due codine all'interno della lavorazione. Allora, vediamo se riesco a bloccare in questo modo. Visto che siamo sempre sul retro del lavoro, metto le codine qui, vado a realizzare la prima catenella e la seconda. Ovviamente inserisco sempre il fermapunto nella seconda e vado a realizzare sempre le maglie mezze alte, quindi prendo questi fili qui, li aggiusto, ok, e vado a realizzare la prima maglia mezza alta. Vediamo un po' come viene così la lavorazione, nascondendo appunto i fili sotto alla colorazione dopo. Ho realizzato un po' di punti. Beh, non è male il risultato. Che ne pensate? Vado avanti così. Non mi dispiace il risultato in questo modo, quindi vado avanti e realizzo le maglie mezze alte. Adesso realizzo con il celeste e il blu 19 maglie mezze alte. Rieccomi, ho realizzato le 19 maglie mezze alte. Vedete, la 19esima non l'ho chiusa perché devo effettuare appunto il cambio colore. Il cambio colore prevede il blu, sempre questo qui elettrico, e il fucsia. Vedete? Quindi vado a tagliare solo questo celeste, quindi la codina, taglio solo questa celeste e vado ad inserire questa fucsia agganciando. Ok, e porto fuori il blu fucsia. Ovviamente il celeste e il fucsia vado ad inglobarli all'interno di questi ultimi 6 punti. Quindi vado a realizzare 6 punti con il blu e il fucsia. Vado a realizzare anche il sesto punto. Come vedete, non lo chiudo perché effettuo un cambio di colore con questa sorta di giallo intenso. Effettivamente, per quanto riguarda la borsa, viene utilizzato questo, ecco qui, vedete? Vado a chiudere con questo colore. Giro il lavoro, 2 catenelle. Metto sempre il gancetto nella seconda catenella e realizzo l'intera fila di questa colorazione. L'ultima maglia mezza alta, non la chiudo e vado a effettuare un altro cambio di colore. Ho terminato questa riga, adesso come vedete al 25esimo punto vado ad effettuare un cambio colore e utilizzo questo rosa.
tenue, anche se diciamo che più o meno sì, similare a quello utilizzato da Miu Miu. Ok. Vado a tagliare questo giallo, giro il lavoro, prima catenella e seconda catenella e metto sempre il mio fermo punto. Vado avanti alla 25esima, effetto un altro cambio colore. Questo è il risultato, ho realizzato una fila appunto con questo rosa tenue. Come vedete, l'ultimo punto, la 25esima maglia mezza alta, non l'ho chiusa perché vado ad effettuare appunto un cambio colore e vado ad utilizzare questa tonalità qui di blu, che è differente rispetto a quelle già utilizzate sul lavoro ed è anche differente da quella che viene utilizzata all'interno della borsa. Ve lo mostro, vedete? È un'altra tonalità ancora di blu, ma io avevo questa a casa e quindi vado a utilizzare questa qui. Quindi vado ad agganciare il filo, giro il lavoro, effetto 2 catenelle e poi vado a realizzare altri 25 punti di maglia mezza alta e ritorno da voi. Ed ecco qui come si presenta il lavoro al momento. Questa è la riga ultimata con il blu. Vado ad effettuare il cambio colore sempre nell'ultimo punto, la 25esima maglia mezza alta, e vado a cambiare il colore con il verde smeraldo. Quindi aggancio il filo, giro il lavoro, effetto 2 catenelle, aggiungo ovviamente il marcapunto e poi vado a realizzare esattamente 22 maglie mezze alte con il colore smeraldo. Quindi realizzo queste 22 maglie e ritorno da voi. Ecco qui ho realizzato appunto i 22 punti col verde smeraldo, questo è il 22esimo, non l'ho chiuso, vado a effettuare un altro cambio di colore con la colorazione rosso. Quindi vado ad agganciare il filo con il rosso e lo porto fuori. Ok, adesso le codine, questa qui rossa e questa qui verde smeraldo, le vado a nascondere all'interno della lavorazione. Questo è il primo e il secondo. E vado a realizzare l'ultimo, ovviamente sempre nella catenella, nella seconda catenella. E ovviamente non chiudo l'ultimo punto perché vado a effettuare un altro cambio di colore con il bianco. Eccolo qua. Quindi vado ad agganciare il bianco, effetto 2 catenelle, poi inserisco ovviamente il fermapunti e vado a realizzare 20 punti di maglia mezza alta e ritorno da voi. Questo è il risultato, ho realizzato anche una riga di 20 punti di maglia mezza alta in colorazione bianco. Come vedete, l'ultimo punto, il 20esimo, non l'ho chiuso perché vado ad effettuare il cambio di colore. Vado ad utilizzare il rosso e vado a realizzare esattamente 5 punti di maglia mezza alta. Per quanto riguarda l'originale, vi mostro anche che qui viene utilizzato appunto l'arancione che io non ho e infatti avevo sostituito con il pesca, ma non mi va di aggiungere il pesca in questo punto, quindi andrò ad utilizzare nuovamente il rosso. Quindi effetto il cambio colore. Realizzo questi 5 punti di maglia mezza alta e ritorno da voi. Questo è il risultato. Come vedete, ho completato la base. L'ultimo punto, il quinto rosso della maglia mezza alta, come vedete, l'ho chiuso. Adesso vado a tagliare il filo, questo qui rosso, e vado a sfilare in questo modo. Ovviamente questi due posso ugualmente tagliarli perché già li ho bloccati e quindi vado semplicemente a tagliarli in questo modo. Adesso posso nascondere questa codina e come vedete il lavoro si presenta molto molto pulito. Questo è il retro e questo è il davanti del lavoro. Vado a nascondere questa codina rossa, ovviamente sempre sulla parte retro del lavoro,
e quindi vado all'interno sempre dei punti rossi, non tiro troppo e ripasso in questo modo. Ok, in questo modo aggiusto la lavorazione e taglio le due codine. E in questo modo, come vedete, abbiamo realizzato appunto la base della nostra borsa. Questo ovviamente è il rovescio del lavoro, questo è il diritto, ed eccolo qua. Sono davvero molto soddisfatta del risultato, anche se ho cambiato qualche colorazione, mi sono adeguata ai colori che avevo qui a casa, ai filati che avevo qui a casa. Quindi adesso vado a realizzare il bordo della borsa. Parto proprio con inserire l'uncinetto in questa fila qui, in questo punto, che è quella, la fila centrale della lavorazione. Perché come vedete da un lato ci sono presenti 5 file, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta, e anche da quest'altro lato sono presenti sempre 5 file, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Quindi questa qui con il filo blu e fucsia è quella centrale. Quindi inseriamo l'uncinetto in questo punto qui e andiamo a realizzare il bordo della nostra borsa. Rieccomi, allora lavoriamo i bordi. Adesso, come vi dicevo prima, come vedete, ho inserito l'uncinetto nella riga centrale dove è presente il blu e il fucsia, in questo punto qua. Vedete? Vi dimostro. Rientro qui, centrale. Ovviamente la parte diritta del lavoro rivolta verso noi. Vado ad utilizzare il blu e il fucsia come colorazione, quindi prendo questi due fili e li porto fuori in questo modo. Adesso prendo nuovamente questa, la codina la lascio qui sul retro, prendo nuovamente il filo, aggancio e porto fuori e tiro entrambi i fili. In questo modo ho agganciato il filo. Adesso sempre in questo foro qui vado a realizzare una maglia bassa, quindi vado all'interno, prendo il filo sul retro, lo porto sempre fuori, ok, fili sull'uncinetto e vado a realizzare una maglia bassa in questo modo. E ovviamente qui vado ad aggiungere un segnapunto. Aspettate che lo prendo. Ed eccolo qua. E vado ad aggiungere un segnapunto. In questo, nella prima maglia bassa realizzata. Adesso vado a realizzare un'altra maglia bassa. Quindi sempre accanto, sempre nella fila dove è presente il blu e il fucsia, vado qui all'interno, prendo i due fili, li porto fuori, aggancio e chiudo. La seconda ho realizzato. Adesso vado a realizzare la terza, quindi vado nella fila gialla, quindi vado all'interno, prendo, porto fuori, aggancio. E ho realizzato anche la terza maglia bassa. Ho realizzato appunto 3 maglie basse. Questa è la prima dove è presente il segnapunto, la seconda, la terza. Adesso vado direttamente nella fila rosa, quindi vado ad agganciare, ovviamente i fili sempre sul retro, li stiamo nascondendo, quindi vado nella fila rosa in questo punto e vado a realizzare un'altra maglia bassa. Ho realizzato appunto la quarta. Adesso vado qui, vado a realizzare un'altra maglia bassa e ho realizzato appunto la quinta maglia bassa, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Vado a realizzare la sesta. Vado all'interno della riga blu,
e ho realizzato appunto la sesta maglia bassa. Vado a realizzare il settimo punto di maglia bassa, quindi vado all'interno qui, prendo il filo e aggancio. Vado a realizzare qui nell'angolo 3 maglie basse all'interno di questo foro. Quindi vado all'interno, realizzo la prima, la seconda e la terza, sempre qui dove è presente appunto la segnapunto. Ecco qui le 3 maglie basse e in totale appunto sono 10 punti di maglie basse. Poi vado ad eliminare il fermapunto nella seconda catenella qui. Eliminato il fermapunto, vado a realizzare proprio qui un'altra maglia bassa. Vado quindi undicesimo punto e adesso vado a realizzare il dodicesimo. Vado proprio all'interno qui della lavorazione. Il tredicesimo, il quattordicesimo, vedete? Vado a realizzare il quindicesimo, il sedicesimo e il diciassettesimo. Non lo chiudo perché vado a effettuare un cambio colore, quindi taglio le codine e prendo il verde smeraldo. Quindi chiudo, ok, sistemo i fili in questo modo, le codine ovviamente vado a nasconderle e vado avanti. Quindi realizzo un primo punto col verde smeraldo, secondo, il terzo, il quarto, il quinto. Man mano stiamo nascondendo i fili dietro. Vado col sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo. L'undicesimo, posso tagliare le codine tranquillamente. Undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, nella prima rossa, quindicesimo, poi quattordicesimo, quindicesimo. Ho realizzato appunto la quindicesima, vado a realizzare la sedicesima maglia bassa ed eccola qua. Adesso in questo punto qua vado a realizzare 3 maglie basse, quindi vado a realizzare la prima, la seconda e
e la terza. Quindi al momento abbiamo realizzato esattamente con il filato verde smeraldo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e ovviamente le 3 qui nell'angolo, 16, 17, 18 e 19 maglie basse. Quindi sono esattamente 19. Adesso ovviamente giro il lavoro. Quindi ho realizzato la 19ª qui nell'angolo, quindi vado a realizzare la 20ª qui. Poi 21ª. Poi qua 22ª. Poi 23ª. E 24ª. Adesso realizzo la 25ª qui nella riga gialla. 25ª. Poi 26ª qui. Ventisettesima. 28ª qui, 15. Abbiamo realizzato la 28ª, vado a realizzare la 29ª qui, 30ª. Poi vado a realizzare la 31ª, la 32ª e la 33ª in questo punto. Vado a realizzare anche la 34ª qui. 34, e visto che siamo nell'angolo vado ad aggiungere altre 2, quindi 34, 35, 36, ok, e vado direttamente nel punto e realizzo la 37ª. Poi 38ª, 39ª e l'ultimo, il 40ª punto che non chiudo perché vado ad effettuare appunto un cambio colore. Quindi esattamente abbiamo realizzato 40 punti di maglia bassa e vado ad effettuare il cambio colore. Andrò ad utilizzare sempre il blu e il fucsia. Quindi effetto il cambio di colore, come dicevo prima prendo il blu e il fucsia e lo passo. Ok, ovviamente le codine, sempre il solito discorso, le andiamo ad fissare all'interno. Quindi vado a realizzare il primo punto, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto,
il settimo, l'ottavo, il nono. Il decimo, taglio le codine, poi l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo, il sedicesimo, il diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, questa è la diciannovesima, vado a realizzare la ventesima qui di maglia bassa e vado adesso a realizzare l'angolo con 3 maglie basse all'interno di questo foro, quindi la prima, la seconda e la terza, e ho realizzato anche qui ovviamente l'angolo da 3 maglie basse. Adesso ovviamente devo realizzare altri 7 punti, perché appunto abbiamo, senza contare queste 3 dell'angolo e queste 3 di quest'altro angolo, qua centrale sono esattamente 23 maglie basse. Stesso discorso, senza contare gli angoli da questo lato e da quest'altro, sono qui 14 maglie basse. Stesso discorso anche da quest'altro lato, quindi sono 23, e quindi ovviamente qui devo avere altre 14 maglie basse. Quindi devo realizzarne esattamente altre 7. Quindi vado a realizzare la prima all'interno qui del verde, verde smeraldo, quindi questa è la prima. Poi vado qui, realizzo la seconda. Vado a realizzare la terza accanto, in questo modo. Poi vado a realizzare la quarta qui, la quinta, la sesta, mettiamo qui, e l'ultima, la settima, vado qui ovviamente. Adesso ovviamente devo chiudere il lavoro. Rieccomi. Allora, dicevamo, qui devo appunto realizzare una maglia bassissima. Come vedete, appunto, ho infilato l'uncinetto dove è presente il marcapunto. Devo effettuare un cambio colore e qui prevede appunto nuovamente il verde e l'arancio, che io non ho, e avevo appunto sostituito con questo verde acqua e questo pesca, che mi è risultato ni. Quindi ho deciso di sostituire il pesca con il giallo, quindi andrò ad utilizzare il giallo e il verde acqua. Lo trovo un po' più carino come abbinamento, ecco. Quindi vado a prelevare, vado ad agganciare appunto questa nuova colorazione e la porto fuori, realizzando appunto una maglia bassissima. In questo modo posso continuare ovviamente la lavorazione. Ok, tolgo in questo modo
E come vedete adesso sul retro posso andare a nascondere tranquillamente queste due codine. Vado un pochettino ad accorciare questa codina qui, ok? Così le vado già a nascondere all'interno della lavorazione e posso tranquillamente andare avanti. Dicevo, adesso vado a realizzare due catenelle, quindi realizzo la prima, ovviamente sistemo i fili, ok, e realizzo la seconda. Ok, prendo il marcapunto, vado all'interno della seconda, ok, e adesso vado a realizzare sempre maglie mezze alte, quindi filo sull'uncinetto e vado all'interno della prima e realizzo la prima maglia mezza alta. Vedete? Vado avanti, realizzo la seconda e man mano vado a nascondere il filo sul retro. Vedete? Realizzo la terza. Non è più carino questo colore. Realizzo la quarta. La quinta. Poi la sesta. La settima. Poi ecco qua che ho lavorato le prime sette, ovviamente di questo lato. In totale, come dicevo prima, queste qui sono 14 il laterale. Adesso vado a tagliare queste codine in primis. Allora, realizzate le sette maglie mezze alte, vado a realizzare ovviamente una maglia mezza alta anche qui nell'angolo per ogni maglia sottostante, quindi vado a realizzare la prima, la seconda e vado a realizzare la terza. Queste sono appunto quelle nell'angolo in questo modo. Giro il lavoro. Vado avanti, quindi abbiamo realizzato in totale 10, 7 e 3, 10. Vado a realizzare l'undicesima. La dodicesima. Tredicesima. Sì, è molto più carino col giallo. Che ne pensate? Invece del pesca. Poi quattordicesima, quindicesima, sedicesima. Rieccomi, allora dicevo, ho realizzato appunto le 16 maglie mezze alte, eccole qui. Adesso vado avanti con questa colorazione e vado a realizzare tutta questa riga e vado a fermarmi esattamente dove ho fissato il mio fermapunto. Vi mostro da vicino. In pratica, nel giro precedente avevo realizzato qui all'angolo tre maglie basse, la prima, la seconda e la terza. Io mi fermo esattamente nella prima, cioè dove ho messo appunto il fermapunto, che poi è la prima delle 14 di questo lato. Vedete? Quindi mi fermo nella prima, non chiudo ovviamente la maglia mezza alta con questa colorazione, ma andrò ad effettuare un cambio colore. Il cambio colore sarà appunto con il colore celeste. Quindi realizzo questo rigo e ritorno da voi con il cambio colore. Rieccomi, ho realizzato esattamente 39 maglie mezze alte con il verde, acqua e giallo. Come vedete, appunto, sono arrivata qui al marcapunto. Vado ovviamente a toglierlo perché ormai non ci serve più. Vado
Ok, vado a chiudere questa 39esimo punto, come dicevo prima, con il celeste, sempre due capi di filo, vado ad agganciare e porto il tutto di qua, aggiusto i fili, ovviamente taglio il filo, questo qui verde e giallo, ecco qua, e vado avanti e realizzo esattamente con il celeste 5 maglie mezze alte, quindi vado a realizzare la prima, vado a realizzare la seconda, vado a realizzare la terza, la quarta, e la quinta, che ovviamente non chiudo perché devo fare un altro cambio di colore. Ed eccomi qua, vedete? Adesso mi occorre anche il blu elettrico, eccolo qua. Il celeste un capo di filo lo lascio, cioè uno solo lo lascio, e vado ad aggiungere questo blu, taglio il secondo, ok, e vado ad aggiungere questo qui blu elettrico e vado semplicemente ad agganciare e li porto dentro e chiudo con il blu e con il celeste. Ovviamente sistemo questi due fili, tiro un pochettino ed eccomi qua. E adesso vado avanti con questa colorazione qui, cioè celeste e blu elettrico, fino alla fine, cioè andrò a lavorare tutto il bordo fino qui alle due catenelle. Rieccomi, ho realizzato esattamente con il celeste blu elettrico 43 maglie mezze alte. Come vedete sono arrivata qui dove è presente il marcapunto e vado a entrare all'interno della catenella. Aspettate che tolgo prima il marcapunto, sennò non c'entro. Quindi vado ad entrare all'interno e ovviamente vado ad effettuare un cambio colore. Quindi vado all'interno, appoggio un attimo il lavoro e vado a prendere esattamente il fucsia. Quindi vado a togliere il celeste, vado a tagliare la codina del celeste, quindi prendo la codina celeste, ovviamente lascio sempre un pochettino di codina e la taglio, togliamo appunto il gomitolo celeste e vado ad aggiungere questo fucsia. Quindi ed eccomi qua, una codina, e vado a chiudere il lavoro con il blu elettrico e il fucsia. Ok, aggiusto ovviamente tutti i fili, tiro per bene. Ok, e ovviamente queste due codine, quella celeste e quella piccola fucsia, le vado sempre a nascondere sul retro, sempre se ce la faccio a districare i due fili. Ecco qui. Comunque, eccomi qua, ho separato i due fili, quindi adesso sempre due catenelle, quindi la prima e la seconda. Quindi metto il marcapunto sempre nella seconda catenella, chiudo e vado a realizzare
14 maglie mezze alte. Rieccomi, ho realizzato appunto 14 maglie mezze alte con il blu e con il fucsia. Vado a realizzare la 14esima e ovviamente non chiudo perché vado ad effettuare un cambio colore. Adesso vado a tagliare il fucsia, lascio il blu elettrico sul lavoro, quindi taglio soltanto il fucsia e in sostituzione del fucsia aggiungo il celeste, quindi eccolo qui, quindi riprendo il celeste e vado ad agganciare il blu e il celeste. Sistemo tutti i fili e questi due li vado a nascondere sempre sul retro. Quindi vado a realizzare un primo punto con questa colorazione. Un secondo. E un terzo. Ho realizzato appunto 3 punti con il celeste e il blu, vado avanti e vado a nascondere sia le codine e arrivo esattamente dove c'è appunto il fermapunto, che poi è l'ultima maglia mezza alta nella colorazione celeste. Ovviamente qui non vado a chiudere il punto, ma andrò ad effettuare in questo punto qui un altro cambio di colore. Quindi arrivo qui con la colorazione celeste e blu e ritorno da voi. Rieccomi, vado a realizzare anche l'ultimo, che è appunto il 27esimo. Non lo chiudo perché vado a effettuare un cambio colore. Quindi sono arrivata esattamente qui all'ultimo punto celeste, vado a tagliare la codina, questa qui celeste e blu, ok, e vado a chiudere con il nero, quindi codina e vado ad agganciare il nero e lo porto fuori e vado a chiudere con il nero. Vado a realizzare la prima maglia mezza alta con il nero, vado a realizzare la seconda la terza la quarta vado a realizzare l'ultima, la 19esima e ovviamente non vado a chiuderla perché vado a effettuare un cambio colore. Rieccomi, alla 19esima cambiamo con il rosso, quindi vado a chiudere l'ultima maglia con agganciando il rosso. Ovviamente sistemo i fili, questi qui vado a bloccarli all'interno della lavorazione come sempre e con questo cambio di colorazione vado a terminare il giro, arrivo esattamente qui dove c'è il fermapunto e dove ci sono appunto le due catenelle iniziali di questo giro. Quindi vado a realizzare questo rigo e ritorno da voi. Se non erro sono effettivamente 26 maglie mezze alte. Vi do conferma tra un po'. Rieccomi, ho realizzato esattamente 26 maglie mezze alte appunto con la colorazione rossa. Come vedete già ho tagliato il filo rosso. Adesso vado ad inserire l'uncinetto nella seconda catenella dove è presente appunto il mio marcapunto. Ovviamente tolgo. Ok. E vado a chiudere con una maglia bassissima nella colorazione ocra ed ecco qui l'ocra, aggancio e porto fuori realizzando appunto una maglia bassissima. Ok, ovviamente adesso vado a realizzare 2 catenelle, quindi vado a realizzare la prima e la seconda. Inserisco il marcapunto nella seconda e vado a realizzare 33 maglie mezze alte.
vado avanti realizzando esattamente 33 maglie mezze alte e arrivo dove è presente appunto il mio marcapunto. Quindi vado a realizzare questa fila con l'ocra. Rieccomi, ho realizzato esattamente 33 maglie mezze alte appunto con la colorazione ocra. Questa è appunto la 33esima. Vado a far effettuare il cambio colore e andrò ad utilizzare il giallo. Ovviamente in quello originale c'è l'arancione che io ovviamente non ho e quindi vado ad utilizzare il giallo. Quindi aggancio e vado a chiudere il 33esimo punto. Aggiusto sempre le codine. E quindi ho effettuato appunto il cambio colore con il giallo nella 33esima maglia mezza alta. Quindi nella 33esima ho cambiato appunto il filo. Adesso andrò a realizzare un piccolo segmento con il giallo e andrò a realizzare esattamente 21 maglie mezze alte. Andrò esattamente a fermarmi in questo segnapunto. Quindi da qui andrò a realizzare le mie 21 maglie mezze alte. Alla 21esima vado ad effettuare nuovamente un cambio colore. Quindi entro ovviamente col giallo e poi chiudo la maglia mezza alta di nuovo con l'ocra. Quindi nuovamente l'ocra sul mio lavoro e andrò a realizzare questo segmento fino alla fine. Arriverò appunto in corrispondenza della seconda catenella e da questo fermapunto alla fine sono esattamente 32 maglie mezze alte. Quindi andrò a realizzare poi queste 32 maglie mezze alte, ovviamente realizzo anche la 32esima e poi vado a bloccare il lavoro con una maglia bassissima. Rieccomi, ho realizzato appunto le 32 maglie mezze alte con l'ocra e sono rientrata anche nella seconda catenella dove è appunto il mio fermapunto. Tolgo il fermapunto e vado ad effettuare un cambio di colore per questo nuovo giro con il rosso. Quindi vado a realizzare una maglia bassissima. Con il rosso, in questo modo. Ovviamente realizzo 2 catenelle, la prima e la seconda. Inserisco il mio fermapunto nella seconda. I passaggi sono sempre quelli. E adesso con la colorazione rossa vado a realizzare esattamente 26 maglie mezze alte e arrivo esattamente dove è presente questo fermapunto qui verde. Quindi realizzo questo segmento di 26 maglie mezze alte arrivando appunto a questo fermapunto. Dopo, nella 26esima vado ad effettuare un cambio colore e vado a sostituire il rosso con il nero. Quindi nella 26esima cambio il colore, inserisco il nero e vado a realizzare 14 punti neri e arrivo a quest'altro segnapunto. Quindi da qui a qui sono appunto 14. Nella 14esima nera vado a realizzare un altro cambio di colore e vado ad inserire il blu elettrico insieme al celeste. Quindi vado a effettuare qui il cambio colore e vado a realizzare 33 punti di blu elettrico con il celeste e arrivo esattamente a quest'altro fermapunto qui. Quindi vado da questo verde a questo rosa e mi fermo appunto qui nella 33esima. Nella 33esima vado a effettuare l'ultimo cambio colore per questo giro ed è appunto il blu elettrico insieme al fucsia. Quindi vado a tagliare soltanto il filo celeste e vado ad inserire il fucsia. Quindi blu elettrico insieme al fucsia e vado a realizzare gli ultimi 13 punti e poi vado a realizzare una maglia bassissima
e vado ad effettuare un altro cambio di colore per un nuovo giro. Io ovviamente qui in sovraimpressione vi metto sempre un recap di tutti i punti necessari per ogni colorazione. Quindi effettuo questo giro e ritorno da voi con il giro ultimato. Rieccomi, ho realizzato appunto il segmento rosso, quello nero, quello celeste e blu, e poi ho fatto l'ultimo cambio colore con il blu e il fucsia. Come vi dicevo prima, poi il blu e il fucsia sono andata all'interno della seconda catenella rossa e ho cambiato nuovamente il colore con il blu elettrico e il celeste. Sono fuoriuscita, ho effettuato due catenelle, ho messo appunto il segnapunto ed eccolo qua, e adesso come vedete sto iniziando appunto un altro giro con il blu elettrico e il celeste. Questa colorazione qui devo arrivare esattamente a questo fermapunto qui e sono esattamente 43 maglie mezze alte. Quindi vado a realizzare con il blu elettrico e il celeste esattamente 43 maglie mezze alte e arrivo esattamente in questa punto qui. Ovviamente nella 43esima vado ad effettuare un altro cambio di colore e vado a lasciare solo il celeste, quindi andrò a lavorare esattamente 8 punti da questo fermapunto a questo, 8 maglie mezze alte. Quindi vado a realizzare queste 8 maglie mezze alte, nell'ottava maglia mezza alta vado ad effettuare l'ultimo cambio colore per questo giro, che appunto è il verde e l'arancio. Ovviamente io andrò a utilizzare il verde e il giallo, quindi andrò a realizzare esattamente 35 maglie mezze alte, arriverò esattamente ovviamente sempre alla seconda catenella. Rieccomi, ho realizzato appunto questo giro con il blu elettrico e il celeste, poi 8 maglie mezze alte col celeste e poi ho concluso con il verde e giallo, e questo è il risultato al momento. Come vedete ovviamente qui ho già cambiato colore, quindi ho effettuato una maglia bassissima con il fucsia e il blu elettrico, quindi ho realizzato l'ultimo punto verde giallo, il 35esimo, e poi sono andata direttamente con l'uncinetto all'interno della seconda catenella e ho agganciato i due nuovi fili, il blu e il fucsia, e ho realizzato appunto due catenelle e ho già sistemato il mio fermapunto. Adesso devo realizzare con il blu e il fucsia esattamente 31 maglie mezze alte, quindi arrivo esattamente qui dove ho già posizionato il mio fermapunto. Quindi vado a realizzare tutto questo con il blu e il fucsia, poi il 31esimo punto vado ad effettuare un cambio di colore e utilizzo il verde smeraldo. Il verde smeraldo vado a realizzare esattamente 41 punti di maglia mezza alta e vado esattamente fino a qui, arrivo fino a qui. Quindi da questa celeste ripercorro tutta e arrivo appunto a quest'altro fermapunto verde col verde smeraldo. Dopo ovviamente il 41esimo punto vado a effettuare l'ultimo cambio colore di questo giro e vado a riprendere nuovamente il blu e il fucsia e vado ad ultimare questo giro con le ultime restanti 14 maglie mezze alte. Quindi vado fino a qui finché poi non infilo nuovamente l'uncinetto all'interno della seconda catenella per poter iniziare un nuovo giro e per effettuare un nuovo cambio colore. Rieccomi, ecco il risultato. Questo appunto è il rigo blu fucsia, poi col cambio verde smeraldo, continuato fino a qui e poi nuovamente blu fucsia. Come vedete adesso ho realizzato appunto l'ultima maglia mezza alta blu fucsia, la 14esima,
vado ad inserire nella seconda catenella, vado a togliere il fermapunto e ovviamente vado a effettuare un cambio colore. In questo caso andrò ad utilizzare il fucsia, quindi vado a tagliare questo blu elettrico solo, lascio sempre un pochettino di codina e taglio solo quello blu elettrico. Adesso ovviamente vado a prendere un altro segmento fucsia per poter continuare la lavorazione. Per quanto riguarda la colorazione fucsia, vado a realizzare esattamente 13 maglie mezze alte. Infatti mi fermo qui dove è presente il fermapunto, che è appunto la 13ª maglia mezza alta. In questo punto vado ad effettuare un cambio colore e vado a inserire il verde smeraldo. Il verde smeraldo vado a realizzare esattamente 29, ed eccole qua, arrivo fino a quest'altro marcapunto, e sono esattamente 29 maglie mezze alte, da questo a questo qui. Vado a realizzare questo segmento con il verde smeraldo e poi nella 29ª maglia mezza alta vado nuovamente a cambiare colore e inserisco l'arancio. Nel mio caso andrò ad utilizzare ovviamente il giallo e vado a realizzare esattamente da questo marcapunto qui verde a questo qui rosa, vado a realizzare esattamente 16 maglie mezze alte con ovviamente la colorazione arancio, cioè barra giallo, ecco, con il giallo. E poi nella 16ª maglia mezza alta vado ad effettuare l'ultimo cambio colore di questo giro e vado ad inserire il bianco. Il bianco vado ovviamente a completare il giro e arrivo qui alla fine dove sono presenti le due catenelle e realizzo esattamente 28 maglie mezze alte per quanto riguarda il bianco. Quindi realizzo questo giro e ritorno da voi. Rieccomi, ecco il risultato: questa parte fucsia, poi verde smeraldo, giallo e bianco. Adesso, come vedete, sono pronta per un nuovo giro e vado ad agganciare il filato rosso. Realizzo ovviamente la maglia bassissima, le due catenelle, e poi realizzo 28 maglie mezze alte. Arrivo esattamente dove ho messo già il fermapunto, quindi faccio tutto questo. Alla 28ª cambio di nuovo colore, inserisco il nero e vado avanti per 14 maglie mezze alte. Alla 14ª cambio di nuovo colore, inserisco il verde smeraldo, vado avanti per 38 maglie mezze alte, arrivo esattamente qui. Alla 38ª cambio nuovamente colore, inserisco nuovamente il rosso e vado ad ultimare le maglie mezze alte, le ultime 6. Rieccomi, ho terminato appunto questo giro, questa è la parte rossa, poi c'è quella nera, la verde smeraldo e gli ultimi punti rossi per chiudere appunto questo giro. Questo è il risultato al momento, questo è un lato, questo è l'altro lato della borsa e ovviamente c'è la parte questa qui della base. Adesso vado ovviamente a realizzare un nuovo giro. Come vedete già sono posizionata appunto nella seconda catenella rossa per poter cambiare ovviamente colorazione con una maglia bassissima. Vado ad inserire queste due colorazioni, blu elettrico e celeste, e quindi vado a realizzare con queste due colorazioni 43 maglie mezze alte. Arriverò all'incirca a questo punto qui perché appunto è la metà della lavorazione, perché in totale qui abbiamo 86 maglie mezze alte, quindi andremo a realizzare le prime 43 con queste due colorazioni e le altre 43 con quest'altra tonalità di blu che è differente da quelle che vi ho mostrato, vedete poc'anzi, una tonalità leggermente più chiara, e quindi andrò a realizzare le altre 43 maglie mezze alte con questa tonalità. Semplicemente vado ad effettuare questo giro e ritorno da voi.
Rieccomi, questo è il risultato. Vedete, qui ho realizzato le 43 maglie mezze alte con la colorazione celeste e blu elettrico. Poi il cambio del colore l'ho realizzato qui alla 43esima, che è in corrispondenza, vedete, il giro precedente dove inizia appunto il verde smeraldo. E qui poi ho proseguito realizzando le altre 43 maglie mezze alte. A questo punto vado ad effettuare sempre una maglia bassissima all'interno della seconda catenella, sempre con la medesima colorazione. Quindi maglia bassissima, effettuo la prima catenella, la seconda, senza tagliare questa colorazione, inserisco appunto il marcapunto sempre nella seconda catenella e adesso con questa colorazione qui vado a realizzare 14 maglie mezze alte. Quindi vado a realizzare effettivamente, eccole qui, le 14 maglie mezze alte. Alla 14esima vado ad effettuare un cambio colore con il verde chiaro, 29 maglie mezze alte. Quindi vado avanti e realizzo appunto le 29 maglie mezze alte, arrivando a questo fermapunto qui. Nella 29esima vado ad effettuare un'altra volta il cambio colore e vado a utilizzare questo rosa tenue. Con questo rosa vado a realizzare esattamente 40 maglie mezze alte. Quindi vado avanti per tutto questo lavoro e arrivo a questo fermapunto qui, il 40esimo. Nel 40esimo maglia mezza alta vado a cambiare nuovamente il colore e vado ad utilizzare il colore bianco e vado ad ultimare questo giro realizzando 3 maglie mezze alte. Effettuo questo giro e ritorno da voi. Rieccomi, ecco il risultato. Ho realizzato appunto le 14 maglie mezze alte blu, poi sono passata appunto al verde chiaro, realizzando con questo verde chiaro esattamente 29 maglie mezze alte, poi sono ripassata al rosa e il fucsia e poi infine le ultime 3 maglie mezze alte bianche. Come vedete, adesso sono con l'uncinetto nella seconda catenella per effettuare un nuovo cambio colore per andare avanti con un nuovo giro. In questo punto qua andrò a fare il cambio colore con il verde e il giallo. In quello originale è il verde e l'arancio, però non ve lo ripeto più perché sapete che ovviamente sto adeguando i colori in base a quelli che ho disponibili a casa. Quindi con il verde e con l'arancio andrò a realizzare esattamente 41 maglie mezze alte. Infatti ho già fissato il mio segnapunto alla 41esima maglia, cioè qui. Alla 41esima andrò a effettuare un altro cambio di colore e andrò ad inserire il celeste e andrò a realizzare questo piccolo segmento di 7 maglie mezze alte. Arrivati alla settima maglia mezza alta con il celeste, vado ad effettuare un altro cambio di colore e vado ad inserire l'arancio. Con l'arancio vado a realizzare 5 maglie mezze alte ed ecco qui, arrivo a quest'altro fermapunto. Alla quinta maglia mezza alta vado ad effettuare l'ultimo cambio di colore per questo giro, che è esattamente la colorazione ocra. Quindi andrò ad effettuare tutto questa lavorazione qui appunto con questo ocra qui. E queste appunto sono le varianti di colore per questo giro. Rieccomi, effettuato tutti i cambi colori per questo giro, ecco qui il verde e il giallo, poi c'è il celeste, il giallo nuovamente e poi l'ocra. Adesso devo effettuare di nuovamente un cambio colore per iniziare un nuovo giro e andrò ad utilizzare il blu elettrico e il fucsia e andrò a realizzare con queste due colorazioni esattamente 21 maglie mezze alte ed eccole qua. Quindi andrò a realizzare la maglia bassissima, 2 catenelle e poi 21 maglie mezze alte. Nella 21esima andrò a effettuare nuovamente un cambio colore, quindi accantono il fucsia e vado a lavorare con il blu elettrico e il celeste e andrò a realizzare con queste due colorazioni un bel po' di maglie mezze alte, perché sono esattamente 57 maglie mezze alte. Quindi da questo fermapunto qui verde andrò appunto a questo qui rosa. Poi nella 57esima maglia mezza alta andrò ad effettuare nuovamente un cambio colore, ritorno al blu elettrico e al fucsia per realizzare le ultime restanti 8 maglie mezze alte.
Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, ho ultimato questo giro. Questo è un lato della lavorazione, questo invece è l'altro lato. Questo è come si presenta al momento il lavoro. Come vedete, già ho inserito appunto i marcapunti per proseguire ovviamente la lavorazione. L'uncinetto è in questo punto qui, nella seconda catenella, pronto per effettuare una maglia bassissima con il cambio colore. E andrò ad effettuare il cambio colore con il verde e il giallo nuovamente. In quella originale, ovviamente, è sempre il verde e l'arancione. Andrò ad effettuare con il verde e il giallo una maglia bassissima, 2 catenelle, e poi andrò a realizzare le prime 9 maglie mezze alte. Alla nona maglia mezza alta andrò a effettuare un cambio colore e andrò ad utilizzare l'ocra, ed eccolo qua. L'ocra, quindi nella nona, e andrò a realizzare con l'ocra esattamente 32 maglie mezze alte, quindi arrivo a questo fermapunto qui. Quindi andrò a realizzare tutte queste maglie mezze alte. Alla 32esima vado ad effettuare un cambio colore con il giallo, nel caso originale ovviamente è sempre l'arancio, quindi il giallo, quindi andrò ad realizzare con il giallo esattamente 6 maglie mezze alte, quindi andrò a realizzare questo piccolo segmento. Alla sesta andrò a effettuare un altro cambio colore e andrò ad utilizzare il celeste. Il celeste andrò a realizzare esattamente sempre 6 maglie mezze alte, quindi dopo aver cambiato con il celeste, alla sesta vado a cambiare con il verde e il giallo e vado a realizzare esattamente 33 maglie mezze alte, quindi arrivo nuovamente alla fine del giro. Quindi da questo fermapunto qui vado a realizzare le 33 maglie mezze alte. Quindi realizzo questo giro e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, ho effettuato tutti i cambi colore. Questo è appunto il colore iniziale, il verde e il giallo. Poi sono passata all'ocra, poi il giallo, il celeste e nuovamente il verde e il giallo. Questo è il risultato. Come vedete, ho già inserito l'uncinetto nella seconda catenella e sono pronta per realizzare una maglia bassa e ovviamente un cambio colore. Il cambio colore andrò ad effettuarlo con questo bellissimo blu, quindi maglia bassissima con il blu, 2 catenelle e poi vado a inserire il fermapunto sempre nella seconda catenella. Con il blu vado a realizzare esattamente 9 maglie mezze alte, quindi ecco qui già ho fissato il mio marcapunto nella nona maglia mezza alta, quindi qui, e quindi nella nona vado a realizzare un cambio colore, quindi dal blu passo al rosa e il fucsia. Con il rosa e con il fucsia vado a realizzare 38 maglie mezze alte, quindi esattamente da questo marcapunto qui rosa vado avanti e realizzo ovviamente tutta questa linea e arrivo a quest'altro marcapunto. Qui sono appunto 38 maglie mezze alte. Nella 38esima vado ad effettuare un cambio colore e vado ad utilizzare il verde. Il verde vado ad utilizzare questa nuance qui. Con il verde vado a realizzare 37 maglie mezze alte. Quindi da questo fermapunto qui vado avanti e arrivo a questo fermapunto qui, che come vedete è quasi la fine del giro. Quindi nella 37esima maglia mezza alta vado ad effettuare l'ultimo cambio colore di questo giro e ritorno nuovamente al blu per realizzare le due maglie mezze alte e poi ovviamente punto l'uncinetto nella seconda catenella e sono pronta per iniziare un nuovo giro. Io effetto questo giro e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, ho effettuato appunto i cambi colore. Questo è il davanti e questo è il retro. Eccolo qui con il fucsia e il rosa. Questo è il risultato. Adesso, come vedete, l'uncinetto si trova sempre nella seconda catenella e sono pronta per iniziare una nuova riga. Ovviamente sempre maglia bassissima con il cambio colore e in questo punto vado ad effettuare un cambio colore con il blu elettrico e con il celeste.
Con queste due colorazioni vado a realizzare maglia bassissima 2 catenelle e poi vado a realizzare le 9 maglie mezze alte. Infatti arrivo a questo fermo punto qui, questa è la nona maglia mezza alta dove vado a effettuare un cambio colore. Vado ad utilizzare quest'altra tonalità di blu, che poi è quella che ho utilizzato anche nel giro precedente, e vado a realizzare con questa tonalità di blu 43 maglie mezze alte. Quindi da questo fermapunto qui vado a quest'altro fermapunto qui, che è appunto l'altra metà della borsa, cioè la parte retro. Quindi vado a dividere la lavorazione su 43 maglie mezze alte con questo blu. Alla 43esima vado ad effettuare nuovamente il cambio colore e ritorno al blu elettrico e al celeste. Quindi andrò a effettuare un lato con quella tonalità di blu e un altro lato con queste due nuance. Quindi vado a realizzare esattamente le ultime 34 maglie mezze alte. Quindi da questo fermapunto arrivo, cioè alla fine della lavorazione, con la 34esima maglia mezza alta, che più le 9 di prima sono in totale sempre 43 maglie mezze alte. Quindi ho diviso la lavorazione 43 da un lato e 43 dall'altro, perché in totale su ogni riga ovviamente ci sono 86 maglie mezze alte. Rieccomi, questo è il risultato. Come vedete, una parte, appunto la parte frontale, con il blu elettrico e il celeste, e l'altra parte invece con quest'altra nuance di blu, con quest'altra tonalità di blu. Adesso l'uncinetto è sempre nella seconda catenella e sono pronta per realizzare un ultimo giro con le maglie mezze alte. Vado a cambiare tonalità di colore e vado ad utilizzare il rosso. Quindi con il rosso vado a realizzare 18 maglie mezze alte. Quindi realizzo maglia bassa 2 catenelle e poi realizzo le 18 maglie mezze alte. Questa appunto è la 18esima, dove c'è appunto il fermapunto, e nella 18esima vado ad effettuare un cambio colore con il verde smeraldo. Quindi prendo il verde smeraldo ed eccolo qui, e con il verde smeraldo vado a realizzare esattamente 34 maglie mezze alte. Quindi da questo fermapunto qui vado avanti e mi fermo a questo fermapunto qui rosa. Quindi da questo verde vado in questo rosa, che è appunto la 34esima maglia mezza alta. Alla 34esima vado ad effettuare un cambio colore e vado ad utilizzare il nero. Quindi con il nero vado a realizzare esattamente 17 maglie mezze alte. Quindi da questo fermapunto vado in quest'altro fermapunto, che è appunto il 17esimo, la 17esima maglia mezza alta. Poi infine vado ad effettuare l'ultimo cambio colore per questo giro, quindi da questo fermapunto vado fino alla fine della lavorazione, sono appunto 17 maglie mezze alte, e vado ad effettuarle nuovamente con la colorazione rosso. Quindi effetto questo giro e ritorno da voi. Rieccomi, ho cambiato visuale per mostrarvi al momento la lavorazione come risulta. Come vedete, non ho ancora ultimato l'ultimo giro perché sto pensando di effettuare qualche modifica prima di aggiungere quest'ultimo giro, questo penultimo giro, perché tenete conto che oltre a questo giro qui in maglia mezza alta con le colorazioni rosso, verde, smeraldo e nero, ci sarà un altro giro realizzato in maglia bassa sempre con le medesime colorazioni, e anche per quanto riguarda i cambi di colore effettuati sempre nel medesimo punto. Quindi andare a replicare quest'ultimo giro però in maglia bassa. Quindi prima di effettuare questi ultimi due passaggi voglio alzare un po' la mia borsa, perché al momento la lavorazione misura esattamente, aspettate che ve lo dico, misura esattamente 12 centimetri. Quindi è vero che è anche bella capiente, vedete, è bella spaziosa, però voglio che sia leggermente un po' più alta. Quindi vi faccio anche un esempio con il cellulare all'interno, vedete, un cellulare
uno smartphone c'entra tranquillamente e c'entra anche altre cosine, ma voglio alzare leggermente la lavorazione, quindi andrò a sfasciare quest'ultimo giro e andrò a fare barra 2 barra 3 righe in più per andare ad alzare leggermente la lavorazione, di poco, 2-3 righe secondo me basteranno. E poi ovviamente andrò a fare quest'ultimo giro con rosso, verde, smeraldo e nero, qui maglia mezza alta, e il medesimo giro realizzato poi in maglia bassa. E quindi questi ultimi due saranno proprio gli ultimi due righe per la della borsa. Voglio terminare con queste colorazioni scure perché poi ho la chiusura lampo che è nera, e tenete conto che anche quella originale appunto termina con queste tre colorazioni. E quindi vado al momento, come dicevo prima, a sfasciare quest'ultimo giro, vado poi a realizzare 2/3 righe, adesso non so se andrò a realizzarle 2 o 3. E poi andrò ad effettuare appunto questo penultimo giro e poi l'ultimo giro realizzato sempre in maglia bassa. Quindi tenete conto che da questo blu elettrico e celeste andrò ad aggiungere 2/3 file. Quindi dicevo, adesso vado a sfilare, quindi sfilo questo ultimo giro e vado ad aggiungere 2/3 file. Non so se voglio mostrarvi questo passaggio perché non lo so, al limite vi scrivo le righe, che colorazione andrò ad utilizzare e quanti punti andrò a realizzare di quelle righe lì. Quindi al momento vado a sfilare e poi vado, ovviamente queste me le conservo perché dopo mi serviranno, non si butta via niente, e quindi ecco qua, sono arrivata. Quindi vado a togliere anche il fermapunto e vado a realizzare appunto questi 2/3 file con sempre le medesime colorazioni, quindi andrò sempre a giocare con le colorazioni che vedete lì sullo sfondo. E aspettate che sistemo, ok, così non va dentro la lavorazione. E per quanto riguarda la borsa, ovviamente questo è il davanti della borsa, dove qui c'è appunto la scritta Miu e Miu. Non so se utilizzare questo lato qui, perché mi piace anche tanto l'altro. L'altro è anche molto bello, sempre tutto bello zeppo di colori. E non so se utilizzare questo lato o l'altro, perché vi spiego, da questo lato qui, dove appunto doveva essere la parte diciamo frontale della borsa, c'è appunto la riga della lavorazione, di inizio lavorazione, che un pochettino si nota, non so se riuscite a notare, vedete? E vedete, in alcuni punti si nota magari che c'è questo cambio, e invece nelle altre parti risulta tutto molto molto più pulito come lavoro. Quindi non so se realizzare questa parte qui con la parte appunto scritta Miu Miu, oppure se utilizzare la parte retro, non so, devo un attimo pensare. E al limite la scritta Miu Miu posso mettere anche di lungo, così scrivendolo qui Miu Miu, e pure è carina, perché ovviamente uno può pure cambiare, non deve fare proprio fedelmente la borsa che ho visto. Ovviamente sto sperimentando, sto cambiando un po' i colori e alla fine il risultato mi soddisfa tantissimo. Quindi niente, vado a realizzare queste 2/3 file e ritorno da voi. Ovviamente ve lo scrivo qui in sovraimpressione, tutti i cambi di colore e anche tutti i punti che andrò a utilizzare per ogni cambio di colore. Rieccomi, questo è il lavoro al momento. Come potete vedere, ho aggiunto esattamente altri 3 giri aggiuntivi, e sono appunto questo, il primo, il secondo e il terzo. E poi ovviamente ho riprodotto l'ultimo giro, quello con le colorazioni rosso, verde smeraldo e nero in maglia mezza alta. Adesso vado a replicare quest'ultimo giro in maglia bassa, come vi dicevo prima. Per quanto riguarda questi 3 giri aggiuntivi, ovviamente la lavorazione, come vedete, risulta più alta e anche bella capiente, e ho anche deciso di utilizzare la parte retro come
come parte frontale della mia borsa, perché appunto non si vede l'inizio del lavoro e la fine del lavoro e risulta tutto bello, pulito e lineare. Quindi andrò ad utilizzare questa parte qui e andrò ad aggiungere la scritta qui in, sempre sulla parte centrale della borsa. Niente, questo è il risultato, mi piace davvero tanto. E adesso, come vi dicevo prima, vado a replicare quest'ultimo giro, quindi niente, io effetto quest'ultimo giro e ritorno da voi con la borsa, ovviamente con la struttura della borsa completata. Vado a realizzare l'ultima maglia bassa sfilo, poi prendo un ago, e vado a realizzare appunto il collegamento in questo modo. Vado anche sul retro. Ok. Tiro in questo modo e poi vado a nascondere ovviamente questa codina sul retro della lavorazione. Quindi ripasso sotto i punti. Ok. Poi una volta bloccato il filo, taglio la codina. Sistemo la lavorazione e poi taglio la codina. Adesso ovviamente vado a creare le lettere Miu Miu e poi successivamente andremo a inserire la chiusura lampo, la rete canvas all'interno della base e poi la fodera e ovviamente la tracolla. Rieccomi, ecco il risultato. Come vedete ho realizzato anche le letterine e già le ho fissate sulla lavorazione. Ho realizzato appunto la lettera M, la I e la U. Voi se siete interessati alle lettere dell'alfabeto realizzate ovviamente sempre con l'uncinetto e il cotone, scrivetemelo nei commenti in modo che posso realizzare proprio un video dedicato alle letterine. È un'idea molto carina, volendo poi sulla borsa possiamo scrivere quello che vogliamo, scritta love, il nome oppure la nostra iniziale, insomma possiamo sbizzarrirci e andare a personalizzare ulteriormente la nostra borsa. Quindi se vi va questo tutorial scrivetemelo sotto nei commenti e sarò ben lieta di realizzarlo. Per quanto riguarda la mia diversione, come vedete io ho preferito scrivere Miu Miu, già ho fissato le lettere anche all'interno, queste sono appunto le cuciture, e adesso vado a rigirare il lavoro, vado sulla parte ovviamente interna e vado a fissare qui sulla base la rete canvas in modo che mi dà maggiore sostegno per quanto riguarda la base. Quindi vado a sistemare in questo modo, ecco qui, e in pratica io qui ho fissato un marcapunto che è questo, è il primo rigo realizzato, questo qui è realizzato appunto per quanto riguarda l'alzata dei laterali, ecco la lavorazione all'uncinetto. Quindi se vi ricordate abbiamo realizzato appunto prima la base e poi pian piano abbiamo alzato la lavorazione andando a creare tante righe per formare appunto l'altezza della nostra borsa. Allora io ho messo il fermapunto più che altro per delimitare appunto la lavorazione, cioè il delimitare appunto il lavoro e decidere appunto la lunghezza giusta della rete canvas. Quindi vado semplicemente a prendere un pezzettino di rete canvas, lo adagio così sulla lavorazione e vedo un pochettino dove ritagliare. Come vedete qui devo
stare appunto sulla riga del verde smeraldo, stesso discorso qui sul blu elettrico e fucsia, quindi vado semplicemente a tagliare la rete canvas proprio qui, in questo punto qui, quindi vado già a dare, ok, un piccolo taglietto in modo che già ho la misura qui in alto. E per quanto riguarda l'altezza, vado a sistemare bene la mia base in questo modo, in modo da avere una base abbastanza dritta, in modo che posso andare a ritagliare anche la parte sotto. Quindi vado a stendere il tutto, lo appiattisco in modo che capisco dove tagliare anche qui in basso, e credo che questo punto qui vada benissimo. Aspettate, rigiro il lavoro, vado a stenderlo, ok, e vado a tagliare qui, ok. Adesso, prese le misure, vado semplicemente a ritagliare la rete canvas in questo modo. Ok, e faccio la stessa cosa anche da quest'altro lato, dove ho preso appunto le misure. Ok, tolgo questi piccoli eccessi. Ok. Ed ecco qui. E adesso vado a tagliare in questo modo, vado a eliminare soltanto un quadratino, quindi taglio questo, taglio tutte le punte, le vado a arrotondare, ecco qui, ecco qua, in questo modo. E adesso semplicemente vado a cucire sempre con il cotone nero, ovviamente a un solo filo, quindi prendo un po' di cotone nero. Posso effettuare tranquillamente questa operazione sempre con un ago da lana, tranquillamente, e vado pian piano a cucire. Ovviamente questi posso tranquillamente eliminarli, e vado a prendere un pochettino di, vedete, inserisco in questo modo e poi semplicemente rientro anche in un quadratino di rete canvas, lascio un po' di codina che mi servirà per chiudere la lavorazione dopo, e man mano vado avanti, quindi senza fuoriuscire dall'altra parte, basta prelevare un po' di lavorazione da questo lato e poi ovviamente rientrare anche nel quadratino, saltarne uno, insomma potete tranquillamente gestire la lavorazione tranquillamente. Al limite possiamo cucire un quadratino sì, un quadratino no, e andare avanti così, e man mano andare a stringere il tutto. Vedete? Io ovviamente continuo, vado a cucire tutti i laterali e ritorno da voi. Rieccomi, ho completato tutta la cucitura, adesso sono arrivata dove era presente l'altra codina di filo e vado semplicemente a fare due nodini. Adesso le codine le nascondo un po' entrambe, quindi le inserisco nella corona dell'ago.
Ovviamente ne taglio un po' perché sono lunghissime. E semplicemente ripasso un po' sotto la rete, in modo che oltre al nodino vado a bloccare il filo. Ripasso solo sotto la rete, non c'è bisogno di ripassare anche in questo modo. E poi riesco fuori in modo che posso tagliare in questo modo. Ovviamente poi dentro andremo a fare la fodera e non si vedrà nulla. Quindi rivado a rigirare il lavoro. Ok. Ed ecco qui come si presenta appunto la borsa una volta inserita appunto la rete canvas. Questa è la base ed ecco qui la borsina. Ve la mostro anche all'interno. Ed eccola qua. Vedete? Ovviamente i punti col nero non si notano, è tutto all'interno della borsa. E ovviamente come rete canvas ho utilizzato questo genere, che è un po' morbido, non sono di quelli molto rigidi, quindi preferisco, in modo che dà sempre struttura alla borsa, però non è proprio rigida, perché non mi piace quell'effetto troppo rigido rispetto poi diciamo a tutta la borsa. Ecco qui, in questo modo. Adesso ovviamente non ci resta che inserire la chiusura lampo, andare a cucirla e poi ovviamente andare a realizzare anche la fodera interna. Rieccomi, sono pronta per realizzare la fodera interna della borsa. Prima di realizzare ovviamente la fodera, ovviamente abbiamo bisogno anche di una cerniera. Io ho questa qui a disposizione nera ed è, come vedete, molto lunga rispetto alla mia borsa, quindi devo eliminare un bel po' di cerniera, devo accorciarla, ma questo lo vedrò dopo per quanto riguarda la lunghezza della cerniera. Però è semplicissimo, basta ovviamente andare a spostare questi piccoli elementi in metallo, poi tagliare e spostare ovviamente gli elementi in modo da tenere il cursore bello bloccato, quindi estremamente semplice. Poi ovviamente dobbiamo andare a cucire i due laterali della cerniera sulla borsa e poi ovviamente andare anche ad inserire la fodera interna, in modo da poter cucire direttamente sia la fodera e sia la cerniera con un'unica cucitura. Per quanto riguarda la fodera, ho a disposizione due tessuti. C'è questo qui molto pesantino in sintetico, di questo blu notte. Sinceramente non mi ispira, perché con la chiusura nera non mi ispira tanto neanche per quanto riguarda il materiale, quindi lo escludo a priori. E ho lasciato come scelta questo cotone, davvero molto carino come trama, perché non so se si nota, ha questi piccoli rombi bianchi e riprendono poi i colori della borsa che ho utilizzato. Vedete, c'è il blu, c'è il bianco, c'è il celestino, insomma mi sembra più adatta sia come tessuto sia come colore e tutto, quindi andrò ad utilizzare questa qui. Quindi metto da parte, prima di mettere da parte la borsa mi stavo dimenticando un passaggio fondamentale che io ho già ovviamente fatto, vado a prendere le misure con un metro da sarta e vado a riportare queste misure su carta. Quindi vado a prendere la misura della borsa, ovviamente della larghezza, che è appunto 25 centimetri. Poi vado a prendere l'altezza della borsa, escluso ovviamente la base, quindi esclusa la base è 14 centimetri. E poi ovviamente vado a prendere le misure della base, sia della larghezza, che appunto è 15 e mezzo, e sia per quanto riguarda l'altezza, che è appunto di
10 centimetri. Quindi prendo queste misure, le metto appunto su carta in modo da avere un quadro preciso per quanto riguarda le misure della fodera. Volendo si può fare anche a occhio, però ripeto, per fare le cose fatte bene prendete le misure, anche perché è semplicissimo riportare le stesse identiche misure su fodera. Poi prendiamo il nostro tessutino dalla parte rovescio, perché vedete non ci sono più i rombini, questo è il dritto e questo appunto è il rovescio del tessuto, lo vado a posizionare sul mio tavolo in questo modo. Ok, aspettate, vado a stendere il tutto, ecco qui, in questo modo. Come vedete è a doppio, cioè nel senso, vedete, è doppio. Se volete essere precisi andate anche a stirarlo, io salterò questo passaggio e ovviamente vado a posizionare la mia borsa. Vedete, questa diciamo è la base, aspettate che sposto un po' la telecamera, questa è la base della borsa, quindi se vogliamo fare ad occhio, vedete, questa ovviamente è la base della nostra borsa. Poi ovviamente c'è la parte, risposto di nuovo alla telecamera, c'è la parte qui della parte sopra della borsa e ovviamente poi dobbiamo lasciare qualche centimetro qui in alto per andare a fare la piega, che poi andrò a fare un piccolo orlino, che poi con l'orlo poi andremo a cucirlo qui in questi due bordi della borsa, questa parte verde e questa qui parte rossa e nera. Quindi è estremamente semplice. Poi se volete riportare ancora con più precisione ovviamente le misure sul tessuto, andiamo a riprendere le misure che abbiamo preso prima e le andiamo a tracciare con un gessetto qui sul tessuto. È estremamente semplice, cioè le stesse identiche misure dobbiamo riportarle qui sul tessuto. Ve l'ho mostrato anche in un video inerente a una borsa di perline, se volete vi lascio direttamente nella i di informazione quel video, in modo che vi spiego proprio nel dettaglio come riportare anche le misure prese sul tessuto. Io vado semplicemente a prendere un quaderno, aspettate, è un piccolo consiglio, un quaderno con questi quadratini, che ogni quadratino corrisponde a un centimetro, in modo che con questi due fogli posso tranquillamente andare a riportare queste misure su carta e poi farmi il cartamodello e poi successivamente prendere questo cartamodello e riprodurlo ovviamente su stoffa. Quindi è estremamente semplice. Per non dilungarmi ulteriormente, vi lascio direttamente nella i di informazione il video inerente alla borsa di perline, dove mostro questi passaggi in dettaglio passo passo, così potete andare a vederlo in quel video lì. Quindi vado a realizzare appunto la fodera interna e ritorno da voi. Rieccomi, allora questa è la fodera, come vedete questa è la parte della base della borsa e ovviamente questa è l'altezza. Adesso devo andare a realizzare il bordino. E come dicevo prima, mi aiuto con queste piccole pinzettine. È anche abbastanza semplice perché, come vedete, seguo appunto il motivo sul tessuto. Con un metro da sarta, dicevo prima, vado a vedere se il bordino creato è sempre della medesima misura. Qui per esempio qualche millimetro, ok. Perfetto. E ovviamente la stessa cosa vado a fare anche dall'altra parte, controllando appunto che il bordino sia della stessa misura. Rieccomi, questo è il momento del risultato. Ho realizzato appunto il piccolo orlo e non l'ho ancora cucito con la macchina da cucire, come potete vedere, ma l'ho fissato
alla cerniera, con sempre con le mollettine, e poi alla lavorazione. Vedete, ancora devo appunto cucire nulla, e il tutto sarà bello steso, che già ho fatto appunto le prove. E come vedete qui la chiusura lampo, ho nascosto un piccolo pezzettino qui all'interno, in modo che quando voglio chiudere la cerniera il tutto risulta bello pulito. Stesso discorso farò anche da quest'altra parte, infatti ho lasciato le codine un po' più lunghe, in modo che quando poi andrò ad effettuare la cucitura, un pochettino di questa cerniera andrò a nasconderla all'interno, in modo che poi quando andrò a chiudere la cerniera il tutto sarà bello pulito. E quindi andrò ad effettuare una sola cucitura, prendendo appunto sia la borsa, il cotone della borsa, sia la cerniera e sia la fodera interna. Prima di effettuare questa cucitura voglio apportare una piccola modifica per quanto riguarda il manico, il gancetto per quanto riguarda il manico, perché volevo sinceramente prendere direttamente quel manico che andava appunto cucito sulla lavorazione, ma non l'ho trovato, e ho scelto dal sito di BB Craft questo manico qui. Questo è il codice del prodotto, è un manico in pelle, l'ho scelto in questa colorazione perché mi piaceva appunto accostare questo bellissimo marrone alla lavorazione, e niente, mi piace davvero tanto, è particolare come tracollina, tracollina corta come vedete, e c'è la possibilità appunto di accorciarla o anche di allargarla di un foro. E questa tracollina, ovviamente non erano presenti gli anellini, questi ho fatto io prima una piccola prova, ho scelto anche questi anellini sempre dal sito di BB Craft, questo è il codice, sono 10 pezzi e sono appunto degli anellini con la chiusura a molla che mi consentono appunto di andare ad inserire, vedete, in questo modo e agganciare questa tracollina, ma anche altri tipi di tracollina, volendo metterla più lunga, più corta, insomma poterla adeguare all'esigenza del momento. Solo che per aggiungere questo tipo di anellino ovviamente voglio realizzare delle piccole fascettine da che partono appunto da questa parte qui, che è la parte centrale della borsa qui, e da quest'altro lato dove c'è presente appunto il nero. Quindi vado a realizzare una piccola fascettina che poi ospiterà questo anellino, in modo da poter avere la possibilità di agganciare qualsiasi tipo di tracollina. Li avevo scelti anche più piccoli questi anellini, ma sono un po' troppo piccini, quindi ho questa misura qui, poi dopo ve lo scrivo ovviamente nell'info box, e non sono riuscita a trovare la misura di mezzo, ma questo è molto piccolo e quindi non c'entra proprio all'interno di questa tracolla. Al limite questi qui posso utilizzarli per altri tipi di tracolline, o anche qualche tracollina realizzata con le perline, volendo. E niente, questi li conservo. E questi hanno sempre comunque la chiusura sempre a molla, vedete? Sempre la chiusura a molla. Niente, quindi vado a realizzare queste piccole fascette. Ovviamente vado a togliere o vado a spostare un pochettino questa lavorazione, in modo che posso tranquillamente andare a lavorare. Rieccomi, ho zoomato la lavorazione, quindi adesso andiamo a creare la prima fascetta insieme. Quindi prendo la borsa, vado a capire effettivamente qual è la metà, quindi qui, e vado a lavorare due punti da questo lato e due punti da quest'altro. In totale ne lavoro soltanto 4, quindi mi sono posizionata questo era proprio il centrale, quindi vado a fare due di qua e due di là. Vado a prendere la colorazione verde, andrò a realizzare una fascetta di un unico colore,
Quindi da questo lato utilizzo il verde smeraldo, dall'altra parte credo il rosso. Vado a realizzare un nodo iniziale, quindi ecco qui il cappietto, lo aggancio, stringo e ovviamente lo porto fuori. Ecco qua, in questo modo. Lo porto fuori, così, ecco qua. E vado a realizzare una catenella, quindi con il filo più lungo ovviamente, questo invece lo andiamo a nascondere all'interno della lavorazione, quindi vado a realizzare una catenella in questo modo. Aspettate che stringo bene, ok. Adesso rientro nuovamente in questo punto e vado a realizzare la prima maglia bassa, quindi vado a realizzare la prima maglia bassa, poi vado a realizzare la seconda maglia bassa, eccola qua, la terza e la quarta, ed ecco qua. E ho realizzato il primo rigo. Come vedete sul retro il filo. Abbiamo nascosto il filo. Io adesso giro il lavoro in questo modo, così, ok. E adesso semplicemente vado a lavorare una maglia bassa nella maglia bassa sottostante. Quindi vado direttamente nel punto sotto della maglia bassa e realizzo un'altra maglia bassa. In questo modo vado nel secondo e realizzo una seconda maglia bassa, vado nel terzo e realizzo una terza maglia bassa e poi vado nell'ultimo punto, cioè questo, il quarto, e realizzo una maglia bassa. E ho realizzato appunto la seconda fila. Adesso rigiro nuovamente il lavoro qua davanti e vado a realizzare la terza fila. Quindi vado direttamente all'interno, prendo il filo e realizzo la prima maglia bassa. Vado all'interno, prendo il filo, di nuovo filo e realizzo la seconda. Poi realizzo la terza e realizzo la quarta, che è questa qui. Poi vado a creare anche l'ultima riga, quindi rigiro nuovamente. Aspettate che sistemo il filo, ecco qui. E vado a realizzare anche l'ultima riga, quindi maglia bassa, questa è la prima, la seconda, la terza e la quarta, che è questa. Adesso vado a sfilare perché 4 righe secondo me bastano. Ok, provo. Ma sono perfette 4 righe, sì. Vanno benissimo. Sì. Vanno benissimo 4 righe. Posso tranquillamente andare a cucire con un ago in modo che vado a bloccare. Aspettate che lo facciamo insieme. Prendo un ago, eccolo qua, e vado a bloccare il tutto. Ok, semplicemente posso cucire questa parte qui verde a quella al primo rigo verde tranquillamente. Quindi
vado a stringere per bene, mi raccomando. Poi prendo direttamente il punto, tiro bene, vedete, in questo modo. Una volta sbucato da qui, posso anche fare con il filo questo corto e l'altro posso anche fare un nodino. Ok, uno e due, e poi queste codine qui, entrambe, le posso passare all'interno, in modo che già vado un po' a bloccare. Che il nodino va all'interno, ok, in questo modo, e l'altro posso fare la stessa cosa anche con questi qui più corti, ok. Tenete conto che così già è bello, bello resistente. Poi questo codino qui, dicevo, lo nascondo sul retro, mentre questo voglio fare una decorazione. Al limite, ok, passo da questo punto qui, qui, che è il punto, passo in questo, in questa punto qui, che è quello non lavorato, aggancio lì questo filo, lo porto fuori, ok, e poi vado nel secondo, qui aggancio nuovamente e porto fuori, ok, vado qui, aggancio nuovamente e porto fuori. Realizzo un'altra maglia bassissima, realizzo anche la terza maglia bassissima e la quarta, ok, così è pure carino, che ne pensate? Sì, così mi piace di più, ok. Quindi poi abbiamo realizzato appunto 4 maglie bassissime. Vado così e blocco, è l'unico modo, così, visto che abbiamo questa codina qui, vado ad utilizzarla col l'ago e vado a ricreare un punto come questo qui nel lato. Quindi ripasso in questo modo, aspettate, ok, e poi ritorno qui, così si ricrea un po' il punto, non sarà identico ma almeno c'è una sorta di continuità, in questo modo. Credete? A me non dispiace, sinceramente. Non è proprio identico a questo qui, ma non mi dispiace che ci sia appunto questa continuità, ecco. Niente, poi semplicemente questi fili qui vado a bloccarli e a tagliare i fili in eccesso. Il risultato mi piace. Poi, una volta bloccati questi fili, vado a fissare, vado a cucire sia la fodera e sia la chiusura lampo.
Rieccomi, ho realizzato anche la seconda fascettina ed eccola qua, l'ho realizzata appunto nella colorazione rossa, davvero molto carina. Come potete ben vedere ho già aggiunto appunto la tragollina per andare a testare la tenuta di queste fascettine e vi dirò, è perfetta, cioè queste fascettine sostengono bene l'intera borsa, la borsa non si deforma. Ho provato ad inserire anche all'interno diverse cosine pesanti in modo da testare anche il fondo e la rete canvas fa il suo dovere, quindi la borsa resta di questa forma ed è perfetta, quindi sono davvero soddisfatta del risultato. Adesso non ci resta che realizzare appunto la cucitura che poi andrà a bloccare appunto la fodera insieme alla cerniera, insieme a tutta la lavorazione. Prima di effettuare ovviamente questa cucitura voglio farvi un piccolo appunto per quanto riguarda le fascettine. Le fascettine non le ho messe a caso qui sulla lavorazione, ma ho fatto un rapido calcolo. Ovviamente ogni giro di lavorazione noi abbiamo 86 punti, infatti ogni volta che abbiamo realizzato un giro di lavorazione il totale era di 86 punti totali, quindi ho fatto 86 punti meno 8 che sono appunto 4 punti per la fascettina verde e 4 punti per la fascettina rossa, quindi restano appunto 78 punti. Questi 78 punti li ho diviso 2 in modo da avere questo lato e anche l'altro e quindi è un totale di 39 punti, quindi so che effettivamente ogni 39 punti posso realizzare la fascettina, quindi ho fatto 39 punti, basta che li contate tranquillamente e poi realizzate la fascettina, quindi questo è il 39esimo punto, quindi parte la fascettina da 4. Poi una volta terminata questa fascettina qui verde, altri 39 punti da quest'altro lato e potete tranquillamente poi andare a realizzare anche la fascettina dall'altro lato e io l'ho realizzata appunto rossa. Questo è appunto il 39esimo punto e poi parte la fascettina da 4 punti. Quindi per avere un risultato perfetto e ovviamente è fondamentale che le fascettine siano nel punto giusto della lavorazione in modo da avere una struttura perfetta della borsa, perché se no, se mettete la fascettina non so in un punto qualsiasi della lavorazione, dopo la lavorazione è tutta storta o sbilenca, ecco. Quindi adesso andiamo a realizzare la cucitura e ovviamente vi mostro alcuni passaggi per poter effettuare questa cucitura a mano. Io andrò a realizzarla con il Gutermann nero, che è appunto un 100% poliestere, e ovviamente un ago, andrò a utilizzare questo qui che è un ago per ricamo, che è davvero piccolissimo, quindi andrò a utilizzare questo qui in modo da andare a realizzare dei punti piccoli e in modo che poi anche qui nella lavorazione non si noti la cucitura. Prima di effettuare la cucitura dobbiamo sistemare per bene ovviamente sia la fodera e ovviamente la cerniera. Per quanto riguarda la cerniera, il cursore della cerniera come vedete è fissato e posizionato qui nella parte centrale della fascettina verde e come potete ben vedere anche per quanto riguarda la cerniera, la codina quasi 3-4 cm di cerniera l'ho inserita all'interno. Vedete in questo punto qui l'ho inserita proprio all'interno, qui poi resta qua la fodera in modo che poi quando vado a cucire il tutto resta bello, tutto bello pulito e poi quando vado a chiudere la cerniera il risultato è così, vedete, bello pulito, liscio, in modo che non si nota il finale della cerniera, quindi preferisco fare in questo modo in modo che tengo bloccata la cerniera e poi qui ho un piccolo una piccola codina in modo che resti il tutto all'interno della borsa. Stesso discorso andrò a fare anche da quest'altro lato, quindi come vedete devo ovviamente tagliare un bel po' di cerniera perché questa era lunghissima, ma terrò sempre un po' di codina all'interno della borsa che poi andrò a fissare tranquillamente in modo da avere
la cerniera fissata in questo modo. Non mi piace avere visibile, sia per quanto riguarda la parte iniziale e finale della cerniera, non mi piace avere visibile appunto questi elementi in metallo, perché qui sulla parte, diciamo, finale ci sono questi piccoli gancini, invece nella parte iniziale della cerniera c'è appunto un piccolo sempre elemento in metallo argento che sinceramente preferisco inserire all'interno della borsa. Quindi prendiamo l'ago, una volta ovviamente sistemato il tutto, vado ad aprire leggermente la cerniera, mi assicuro che appunto il cursore è centrale alla fascettina e poi piano piano con le mani, vedete, vado a sistemare sia la fodera interna e sia ovviamente la cerniera, tenendola bella schiacciata contro la parte lavorata all'uncinetto. Quindi inserisco all'interno l'ago. Ovviamente alla fine del lago io ho inserito anche, ho realizzato anche dei piccoli nodini. Quindi vedete, lascio ovviamente un pochettino di spazio, vado a bloccare il filo con il nodino. Posso anche ripassare soltanto nella cerniera in modo da bloccare per bene il filo, quindi vado ad effettuare questo piccolo punto. Io ovviamente ho preso tantissimo filo, quindi seguite bene il filo perché sennò vi si aggroviglia tutto. Quindi realizzo un altro punto in modo da bloccare almeno il filo in questo punto qui, e come vedete anche all'interno ho preso ovviamente anche la fodera, quindi dando inserendo anche l'ago all'interno della fodera. Adesso, sistemando sempre il cursore nella parte centrale, vado a rientrare con l'ago, ovviamente vado a rientrare nel punto retro della lavorazione. Vedete, io adesso sono in questo punto qui, sistemiamo sempre il cursore, sono in questo punto, quindi vado a pizzicare in questo modo, aspettate che lo faccio, ecco qui, solo la parte interna, vedete l'ago da questa parte non esce, quindi solo la parte interna della lavorazione vado ad inserire appunto l'ago all'interno e quindi vado a tirare leggermente, poi ovviamente tengo il tutto in questo modo, poi rientro nuovamente da quest'altro lato, vedete sto prendendo anche la parte della fodera in modo che piano piano andiamo a cucire il tutto. Questi sono dei passaggi molto ripetitivi e ovviamente è fondamentale che fate dei piccoli punti per andare a bloccare il tutto. Quindi un'altra volta vado a pizzicare la parte interna, ok, seguite sempre il filo e poi rientrate nuovamente nella cerniera e nella fodera. Man mano che andate avanti, sistemate ovviamente il cursore e la fodera, vedete qui adesso ho lasciato qualche millimetro di cerniera e stessa cosa, questo millimetro di cerniera andrò a lasciarlo per tutto il perimetro della borsa. Stesso discorso anche da quest'altro lato, quindi andrò a lasciare un po' di cerniera qui e poi andrò a cucire anche l'altro lato. Rieccomi, ecco la borsa appunto ultimata, ho realizzato appunto tutta la cucitura, questo è il risultato, come potete vedere la chiusura è
fissata ed ecco qui, il lavoro è molto pulito. Queste sono le cuciture interne, ve le mostro anche da quest'altra parte. E questo è appunto il risultato. Come vedete, quando vado a chiudere la chiusura è perfetta, non ci sono appunto né da una parte né dall'altra appunto quei gancini. Poi ho realizzato anche questo pompon e l'ho agganciato appunto qui all'anellino. Ho aggiunto anche la tracollina. Il pompon l'ho realizzato con questo macchinario qui per realizzare appunto i pompon. Ci sono quattro dimensioni differenti, io ho utilizzato questa qui gialla per realizzare appunto questo pompon. Il pompon l'ho realizzato con l'acrilico rosso. Il codice del prodotto è questo qui e potete trovare anche quelli sul sito di BB Craft. Niente ragazzi, io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino se vi va. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao, ciao a tutti!